stata un'annata difficile, altalenante, però impegnativa, però soddisfacente, piena di emozioni e piena di soddisfazioni. Tante soddisfazioni dunque, nonostante le difficoltà, tante gioie, nonostante le interruzioni per il Covid, tanti motivi di orgoglio che ripagano dei sacrifici affrontati durante questa anomala annata, che per l'Etra Barletta si è conclusa ieri pomeriggio con il tradizionale appuntamento di fine stagione. Tanto spazio, come al solito, per il sociale. E poi sono arrivati riscontri incoraggianti anche dal campo. A giugno, quando la FIGC ci ha permesso di svolgere tutti i campionati, abbiamo partecipato con tutte le categorie, dai primi calci fino all'Under-17. Abbiamo fatto sì che abbiamo iscritto parecchie squadre proprio per far giocare tutti i ragazzi, per farli gioire quegli attimi anche delle partite, perché si sa che la partita ha un sapore diverso. Abbiamo finito da poco anche il campionato della Coppa Puglia, dove l'Under-17 abbiamo vinto, diciamo, il girone, abbiamo fatto un ottimo campionato anche con le altre due squadre giovanissime e ora incrociamo le dita per il prossimo anno. Oltre all'intensa attività giovanile, la realtà barlettana ha aperto le porte la scorsa estate anche ai senior con l'iscrizione dell'Etra Vancouver al campionato di terza categoria. Ho messo su questo progetto per un proseguo dei nostri ragazzi arrivati a 16 anni. Tutto ciò il Covid ci ha bloccato, ma a settembre ripartiamo con lo stesso progetto, decisi e determinati. Ogni anno noi aggiungiamo sempre un tassello. L'anno scorso avevamo iscritto la squadra, volevamo fare con la terza categoria un buon campionato, però purtroppo ci è stato impedito da parte del Covid, ma non fa niente perché ci siamo migliorati e abbiamo comunque una bella realtà, e l'anno prossimo, stagione prossima, sicuramente ci ripresenteremo ai ranghi di partenza sempre in maniera propositiva. E ora c'è un nuovo obiettivo nel mirino dell'Etra. Quest'anno abbiamo ricevuto nuovamente per il terzo anno consecutivo il titolo di scuola calcio certificata da parte della FIGC. Speriamo l'anno prossimo di aggiungere un altro tassello, magari, perché no, l'elite.